venuti a questo seminario convegno che la Cassa insieme al Comitato Interregionale Campania Molise hanno voluto organizzare vari incontri tra le varie regioni. Abbiamo fatto già uno ieri a Benevento e oggi siamo qua ad Avellino e seguiranno durante le settimane prossime incontri a Caserta e a Salerno, sempre sullo stesso tema, perché vedevamo che era importante far conoscere quello che era tutte le novità che la Cassa sta mettendo in atto. A volte io dico sempre, agli iscritti anche delle assemblee, anche se c'è poca partecipazione del Presidente, che la Cassa la vediamo sempre come qualcosa di positivo che ci impone di pagare i contributi e per cui la vediamo sempre con un occhio particolare. Poi quando ci stiamo avvicinando alla pensione, superando i 50 anni, cominciamo a vedere come una bella signora, probabilmente, cominciamo a dire, ma forse è il caso che io mi vado a controllare, vado a vedere come sto messo. E allora, ma la Cassa però non è solo questo, la Cassa ultimamente sta facendo una serie di iniziative, ecco perché l'incontro di oggi. L'incontro di oggi è per far capire tutte quelle novità che ci sono anche in fase, come dire, lavorativa per noi, perché se la Cassa si regge sui nostri redditi deve anche, come dire, pensare affinché i giovani abbiano un reddito per poter poi pagare i contributi. E quindi la Cassa, devo dire, sta facendo parecchie iniziative anche di agevolazione rispetto al pagamento dei contributi stessi. Il fatto che siamo l'unica Cassa, giusto Presidente, che parla con modello unico i pagamenti, sono l'unica Cassa delle Casse che va con modello unico, sembra una cosa per alcuni probabilmente anche negativa, ma non è così, lo vedo, perché innanzitutto abbiamo la possibilità di rateizzare in 6 rate quello che erano i contributi che si pagavano in 2 rate, ma c'è un aspetto molto importante e non secondario che è quello della compensazione, che è veramente, credo che tantissimo, poi il Presidente ce lo dirà molto meglio, che hanno compensato e non è cosa da poco. E, tra l'altro è l'unica Cassa che ha fatto questo tipo di operazione. Qualche altro penso che ci sta pensando, ma arriverà comunque secondo. Allora, e questo è un aspetto, immagino gli aspetti dell'indennità straordinaria, insomma una serie di iniziative che non voglio dilungare perché poi sennò vado oltre quello che è il mio compito. Ringrazio il Presidente Amalasi per essere venuto qui a portarci questa novità, il Vicepresidente Diego Buono, che è il nostro corregionale, Presidente di Napoli, che è più volte presente, ma e quindi, come dire, lo vediamo più spesso. Ma il Presidente, ci tenevo tantissimo a ringraziarlo per aver accettato il nostro invito a fare questo mini tour in Campania. Saluto con piacere il Presidente di Benevento che ci è venuto a salutare, Mario Rinaldi, come ringrazio tutto il mio consiglio direttivo, la segretaria e tutti voi per essere sempre. Grazie. Bene, io devo ringraziare voi per questa occasione, perché un problema che abbiamo, che continuamente andiamo a toccare con mano, è che effettivamente la Cassa è un ente un po' astratto per la maggioranza dei nostri iscritti. Ce ne ricordiamo, sì, certamente, no? Alle date canoniche, quando ci sono i pagamenti. Ce ne ricordiamo quando c'è qualche guaio un po' grosso, allora magari si possono vedere quali tipi di copertura abbiamo, ma soprattutto poco conosciamo della Cassa, no? Ogni tanto c'è qualche sparata sulle casse in generale, qualche volta tocca anche noi dai giornali, no? Che entrano a volte a piedi pari su argomenti delicati senza avere la giusta poi è capacità di rendere effettivamente come stanno le cose nel mondo delle casse dei professionisti in un momento molto, ma molto delicato in generale, delicato per il nostro paese,
delicato per la previdenza, delicato soprattutto per i professionisti. Come professionisti, gli attacchi che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni, oltre ai guai derivati da una crisi generale di paese, gli attacchi che abbiamo avuto dal punto di vista normativo non sono cose normali e tranquille. Per quello che riguarda la professione, credo che le abbiate toccati con mano, no? Con l'abolizione delle tariffe, non delle tariffe e quant'altro, le nuove regole, i nuovi impegni che comportano, no? Le modifiche regolamentari che il Consiglio nazionale sta facendo. Per quello che riguarda le casse, credo che abbiate letto sui giornali, no? Quella richiesta della Fornero per far sì che le casse abbiano prospetticamente una copertura di 50 anni. Il mondo della previdenza paese oggi costa 183 miliardi di euro, no? Le casse complessivamente comportano 3 miliardi di euro, quindi l'1,5% della spesa previdenziale delle casse. Le casse tutte insieme hanno un avanzo di gestione di quasi 3 miliardi di euro, no? Ogni anno sulle loro spese. La previdenza generale ha un deficit di circa 20 miliardi di euro che vengono ripianate con la fiscalità di tutti noi, no? Non con la fiscalità di altri. Bene, allora, visto e considerato che i professionisti e le casse dei professionisti erano l'unico settore che funzionava bene, allora è stato chiesto di avere una copertura a 50 anni. Questo comporta, ha comportato che tutte le casse si sono dovute far sulle maniche, e nonostante un'attività importante che noi abbiamo già cominciato dal 98, quindi ben 14 anni fa abbiamo cominciato a mettere a regime meglio il nostro sistema, ha comportato di dover prendere dei provvedimenti che riguardano naturalmente un restringimento sulle pensioni, ha dovuto riguardare una implementazione graduale dell'età di accesso alla pensione. Per quello che ci riguarda non hanno toccato i contributi se non a medio termine, perché al momento non era tardi di muoverci su provvedimenti che già avevamo presi, però ci ha obbligato a fare scelte per poter raggiungere questo preventivo. Per darvi un ordine di idee, fino al 2006 la copertura obbligatoria era di 15 anni, dal 2006 è diventato di 30 anni, dal 2012 è diventato di 50 anni, no? L'asticella alzata ogni volta, a ogni governo, no? Che veniva avanti, l'unica cosa che faceva era alzare l'asticella verso i professionisti. Perché? Perché poi nel debito generale paese la previdenza è tutto, quindi se qualcuno ha degli avanzi, in parte va a coprire nel bilancio generale dello Stato quelli che sono debiti previdenziali di altri settori. Quindi questo è il periodo che abbiamo vissuto. Delle 20 casse dei professionisti, 19 hanno assolto il loro compito, quindi raggiungendo questo obiettivo. Una, che è la Cassa dei Ragionieri, dei Cugini Ragionieri, non ce l'ha cavata, e se avete letto in questi giorni, ce l'ha cavata per problemi di governance, di disaccordo tra il Consiglio e la propria base del Comitato dei Delegati, e se avete letto subirà poi le ripercussioni, no? Avranno un abbattimento dell'1% alle pensioni, tutte le pensioni in essere, e poi si parla di commissariamento o quant'altro. Quindi la stretta è stata pesante, è stata forte, ed è stata forte con un obiettivo di portare tutte le casse a conferire, ad andare ad essere conferite nell'ambito della gestione separata INPS, dove se qualcuno attenzione, la contribuzione è al 27%,
per gli artigiani e per gli amministratori e per le professioni che non hanno una cassa. Per cui il gioco era abbastanza semplice, molto tranquillo, no? Conferire tutto in un calderone, l'hanno fatto con INPDAP, ENPAS e INPS, hanno fatto un calderone unico, la stessa cosa volevano fare dei professionisti portandoli all'interno di questo discorso. Questo è il momento che noi abbiamo dovuto affrontare. Ma al di là di questo, perché ce l'abbiamo cavata a superare queste temi? Perché per l'attività fatta in tutti questi anni dai professionisti, le casse hanno una struttura valida, finanziariamente valida, al di là delle prospettive, dei tempi che possono mutare, quelle che sono le caratteristiche di una professione, soprattutto sul discorso demografico del numero degli iscritti, e noi su quello qualche problema lo abbiamo e lo vedremo. E questa struttura è bene che i geometri conoscano e capiscano, sappiano com'è effettivamente la nostra struttura. Quindi l'incontro di oggi è un'occasione importante per dire cos'è che siamo, quali sono le nostre forze, quali sono i nostri problemi, come amministriamo i nostri patrimoni, come stiamo portando avanti la gestione di questa ente, che non è una bazzeccola, perché è un ente che ha 2 miliardi di euro di capitale, sono i 4.000 miliardi di vecchia memoria, di lire, quindi non sono cose piccole, e ha 56-57 anni di storia che gli hanno consentito di fare, di raggiungere questi obiettivi. Proviamo a vedere molto rapidamente qual è la nostra struttura. Qui vedete il nostro portafoglio al 31-12-2011, cioè fine del 2011, dove avevamo una liquidità di 1 miliardo e 108 milioni di euro, che sono gestiti non direttamente dalla cassa, non è che il consiglio di cassa compra canistracci oil, no? O altre azioni, alla mattina si sveglia. Noi abbiamo dei gestori che sono gestori conosciuti, State Street, Rosenberg, prima che era Montepaschi di Siena, AXA, Pinco, Rothschild, Templeton, Pioneer, sono i normali gestori che trovate quotidianamente sui Sole 24 Ore, no? Sui vari titoli, gestori che sono stati selezionati, abbiamo fatto una gara, no? Settore per settore, e sono stati selezionati. Sono gestori che operano senza avere la liquidità, perché è depositata in una banca depositaria nostra, loro danno le disposizioni di comprare o vendere determinati titoli secondo le loro visioni del mercato. Se le cose vanno bene prendono le loro provvigioni, se le cose vanno male a fine anno o quando ci gira male la cosa vengono estromessi, quindi non abbiamo nessun tipo di legame di nessun genere. Al 31-12 avevamo un 36% di questo portafoglio investito in azionario e un 63% in titoli di Stato, obbligazioni, questo a fine anno. Il 14 di settembre, quindi 15 giorni fa, il portafoglio è di 1.053.000, perché abbiamo disinvestito una parte di quella liquidità per far fronte ai pagamenti delle pensioni. Questo è normale, no? Perché noi sapete che le pensioni del 2013, i primi denari vengono raccolti a partire da fine giugno o a luglio, secondo dei momenti, per cui per i primi 6 mesi noi usiamo quello che è il capitale. Allora a settembre si forma la liquidità, viene investita, per alcuni mesi rimane tutta negli investimenti, poi viene tolta per pagare le pensioni finché non si va a riformare. Quindi possiamo tenere 100 miliardi, 100 milioni di euro, 200 miliardi di vecchie lire nel conto corrente, insomma, non vengono investite e si fa l'effetto fisarmonico degli investimenti. Cassa paga 428 milioni di pensioni. Sì, noi paghiamo.
paghiamo 22-23 milioni di euro ogni mese di pensione, per essere chiari, 420 milioni in un anno di pensione. Voi vedete che è calato l'azionario perché abbiamo a marzo-aprile dismesso quasi 100 milioni di azionario, prendendo un momento di picco, a volte ci si prende anche abbastanza bene perché successivamente sono calati, e la nostra ripartizione oggi è più equilibrata su un 28% di azionario e un 72% di monetario. I risultati di questi investimenti, vedete, dal 2003 al 2011 abbiamo avuto anni estremamente positivi, 9%, 6,1% nel 2006, abbiamo avuto il 2008 dove abbiamo perso il 5,4%, perché quando si è fuori all'aperto, se piove ci si bagna. Abbiamo 2009 1,9%, il 4,2%, 2,5%, quest'anno, se non succede niente andare a fine anno, siamo sull'ordine di idee del 7% da inizio anno di utile dei nostri investimenti. E questo proprio grazie a quei disinvestimenti che abbiamo fatto sull'azionario, che ci hanno consentito in quel momento di capitalizzare oltre 30 milioni di euro di utili realizzati. Poi le azioni subito dopo sono calate, questa volta ci è andata bene. Patrimonio immobiliare. Il patrimonio immobiliare, vedrete poi successivamente com'è ripartito, no? Una parte è stata inserita in un fondo, il 36% del nostro patrimonio è in un fondo posseduto al 100% da Cassagione. Poi abbiamo degli investimenti in due fondi di housing sociale, uno di Cassa Depositi e Prestiti, uno fatto con la società Polaris, sono il primo fondo di housing sociale che è nato in Italia nel 2004, fatto dalla Regione Lombardia. Noi abbiamo partecipato con una piccola partecipazione per capire cos'era il fenomeno e capire cosa stava succedendo. Guardate che l'housing sociale è un qualche cosa che sta andando avanti e nei prossimi anni credo che quello di nuovo che si costruirà, si andrà a costruire, molto sarà gestito dall'housing sociale, che è quello sostituito l'edilizia pubblica ed è l'edilizia che mette insieme i territori e la capacità edificatoria che dà il comune con gli investimenti che possono fare localmente le fondazioni per avere dei canoni calmierati per i mercati. Mentre il 62% del nostro patrimonio è gestito direttamente tramite la nostra società che fa la gestione, che è Groma, di cui vedremo dopo. L'insieme del nostro patrimonio è investito, il 38% in strumenti monetari, il 39% in immobili e il 20% in azionario, il 3% sono gli altri fondi. La ripartizione geografica del patrimonio immobiliare è il 22% al sud, il 10% al centro e il 68% al nord. E la ripartizione di immobili usufruito, sedi di collegi, sono il 17% del nostro patrimonio e il resto, sono l'82%, sono immobili direzionali. La regione Piemonte è in un immobile della Cassa. A Bari il CNR è in un immobile della Cassa, Milano l'ex del Pirelli di fianco alla Borsa, che oggi è affittata a una banca, è il proprietario della Cassa. E come sedi di collegio abbiamo 56 sedi, che sono circa 13.000 metri quadrati ed è il 43% dell'intero portafoglio che è rimasto in capo alla Cassa. I risultati della gestione, questi sono i risultati delle gestioni,
che inseriscono anche, voi lo vedete nel 2011, le plusvalenze che emergono, no, quando si fanno le vendite degli immobili, quindi questo naturalmente forza di molto quello che è il risultato, perché nel 2011 sono realizzate plusvalenze di oltre 160 milioni di euro. Noi abbiamo degli immobili comprati negli anni 60, quindi che sono a bilancio al costo storico, e quindi questo ha consentito di far uscire delle plusvalenze e i rendimenti in percentuale, ecco questo invece è il rendimento reale che hanno avuto, no, i canoni esclusi dalle plusvalenze. Il totale del patrimonio immobiliare che è alla cassa sono 307 milioni, che è inserito nel fondo, chiedo scusa, sono 307 milioni di euro, compreso la sede del Collegio di Avellino, se non ricordo male, no? Perché l'immobile di Avellino è andato a finire all'interno. Poi abbiamo dovuto aggiustare un po' le cose per via dell'IVA, perché il vostro presidente, che è un fetentone, no, si è subito lamentato perché ce ne metteva l'IVA. E mentre invece le proprietà che sono rimaste in capo alla cassa quotano a valore di mercato, stimato al 31 dicembre, questo è un valore così direi abbastanza prudenziale, ma è di stima, quindi non di bilancio, è di 441 milioni di euro. Poi abbiamo delle partecipazioni. Le partecipazioni che ha la cassa sono Grom, cui abbiamo accennato prima, che ha partecipato al 100% alla cassa e svolge l'attività di gestione del patrimonio immobiliare della cassa, del fondo che gestisce i nostri immobili, di altri fondi e di altri enti, e partecipa ad appalti per attività di gestione di immobili. Il Marcec, al quale siamo partecipati al 85%, è una società di validazione dei progetti che è stata realizzata, è stata fondata nel 2003-2004 da Inalcassa, Cassa Geometri, poi ci sono altri soci che poi li vedrete, tutti istituzionali. Due anni fa Inalcassa, per motivi di contrasti e per i risultati non brillanti che stava ottenendo, ha pensato di uscirsene. Noi abbiamo ritenuto che avesse uno spazio, quindi abbiamo acquisito a costo zero la loro quota e stiamo cercando di rilanciarla, e credo che sarà, è una bella sfida, ma credo che ci darà qualche soddisfazione. Siamo partecipati in Polaris SGR, che è la società di gestione che gestisce il nostro fondo, per cui vero è che abbiamo affidato a una società di gestione, ma altrettanto vero che in quella società di gestione abbiamo una partecipazione. Idem la SA, che è la società di gestione che gestisce, che coordina l'attività di tutti i fondi, e anche su quella abbiamo una partecipazione. E poi siamo investiti in F2I, che è quella società che credo forse di cui avrete letto sui giornali, è quella gestita da Gamberale, che è proprietaria di Capodichino, della società Aeroporti, ma che è quella di MetroWeb, quella società che sta procedendo alla rete di fibre ottiche in 30 città, con fondi che sono di Cassa Depositi e Prestiti, che stanno finanziando questa attività, ed è proprietaria di Rete Gas, quindi di infrastrutture. 5 anni fa abbiamo cominciato a scegliere di investire. Tutti quegli investimenti che abbiamo visto prima sono investimenti che fanno tutto il mondo e sono fuori dalla nostra ottica paese. Questi invece sono fondi che stanno investendo nelle infrastrutture del paese. Groma, quella società di cui abbiamo la partecipazione, questi sono le attività che stanno svolgendo, l'attività degli ultimi 4 esercizi, il volume di affari che sta facendo, l'andamento delle commesse,
Tutti questi dati poi vi verranno, saranno messi a disposizione sulla cosa. Ha partecipato nel 2011 a tutte queste gare per censimento, valorizzazioni, no? Global Service per le altre casse, Previdenza Ragionieri, dell'ENPA, di alcune province, dell'INPS, dove siamo arrivati secondi, con molta incazzatura, perché la gestione di 4.500 immobili per 3 anni, immobili, non appartamenti, immobili. E nel Green Power era la gara, anche questa era una gara di censimento e di diligence, gruppo assicurativo estero, c'è un'offerta in corso di valutazione e associazione no profit sulla quale abbiamo partecipato. Gli acquisiti, abbiamo quelli vinti, perché poi non sempre si vincono le gare, il problema clinico gemelli, la Beni Stabili in SGR, che gestisce il fondo immobiliare dei ragionieri, la Polaris, quella la gara, vabbè, la gestita un po' in casa, lì era abbastanza chiaro che c'erano dei vincoli per cui per gestire i nostri immobili non è che si poteva andare in carica da 3 parti, le fondazioni di housing sociali, fondo di Crema, fondo di Parma, fondo toscano, dove lì siamo solo e semplicemente gestori, la Chiarella, con lo smaltimento di tutte, la Chiarella sono 140.000 metri quadrati di immobili, di cui una parte della cassa, una parte sono di altri enti, di altre casse, e tutto il servizio di portierato degli immobili che ha in gestione la Polaris. Nel 2011 abbiamo fatto accordi per la redazione degli ACI per banchi Intesa, quindi con i carichi dati ai geometri delle località dove c'erano questi immobili, gli immobili della CIPA, lì giochiamo un po' un attimo in casa, e questi sono incarichi dati ai professionisti esterni, cioè indipendenza degli appalti che abbiamo fatto. Cioè, parlato c'è anche la gara del demanio. Sì, adesso che ancora non è chiusa, c'è la gara per la due diligence su 380 immobili che sono dell'agenzia del demanio per un importo di 4 milioni di euro ed è su tutto il territorio nazionale. Questa gara hanno partecipato 14 società, è una gara che comportava volumi di affari di 2 milioni e mezzo in attività di due diligence immobiliari all'anno, nell'ultimo quinquennio. Quindi la ragione di avere queste società, di avere questa società, di utilizzarla, è perché è l'unica che può partecipare a un appalto, mentre singolarmente non potremmo mai partecipare a una parte del genere. Su quell'appalto dei 14 che hanno presentato l'offerta ne sono rimasti 8 perché 6 sono stati scartati per non avere i requisiti. Groma è uno degli 8 e la partita è da giocare e vedremo quale sarà il risultato. Però se voi vi ricordate 10 anni fa quando c'era stata la gara quella della Spitz, no? Dove come collegi avevamo partecipati, ci avevano escluso perché non avevamo le caratteristiche per poter partecipare. Qui vedremo come va a finire, l'importante è poter esserci. In questa gara che sono stati esclusi, è stata esclusa Prelios, che è la Pirelli, è stata esclusa Reag, che sono le società più quotate nel nostro paese, ci sono molte società internazionali che hanno partecipato a questa parte. Prima abbiamo parlato di F2I, le varie società. Sì, abbiamo parlato di F2I e F2I, la compagine azionaria, è Cassa Depositi e Prestiti, Banca Intesa, Merrill Lynch, Unicredit, Fondazione Carico, Fondazione Cuneo, Fondazione Cassa Risparmio
di Padova, Rovigo, Lucca, Torino, Cassa Geometri e Inarcassa. E la compagine azionaria della Polaris, abbiamo la Fondazione Cariplo, Cassa Geometri, le opere di Don Bosco che rappresenta una serie di enti religioso e la Fondazione Cassa Risparmio di Forlì, cioè sono tutti enti istituzionali che hanno conferito i loro patrimoni all'interno di una struttura che li gestisce. La nostra attività nella SGR, che è quella che gestisce il fondo degli immobili della Cassa, la Cassa è il 43%, la Cariplo il 48% e Forlì l'8%. In Arcec la quota di Cassa è il 85%, poi abbiamo la Banca Popolare di Sondrio il 12%, in Arcassa l'1,42%, ADAR che è la Regione Lombardia, Smalpart che è Unipol e la DEI che è la Cassa, è la tipografia. Gli iscritti. Ecco, quello è il nostro patrimonio, dove abbiamo messo i nostri soldi, per essere non i nostri, i vostri. Parliamo degli iscritti. Voi vedete qui la ripartizione per ogni tipo di tipologia di iscritto. Al 31/12/2011 avevamo 95.900, quasi 96.000 iscritti, al 19 ne abbiamo 200 in meno, 280 in meno. Ecco, questo è uno dei nostri problemi. Chi dà gli esami, chi partecipa alle sessioni degli esami, lo sa benissimo, abbiamo un problema di qualità, abbiamo un problema di quantità. Qualità quella, non la compriamo sul mercato, la quantità anche quella è difficile da realizzare se non creando le premesse per cui ci sia effettivamente opportunità di lavoro, perché tutto il resto è fantasia. Iscriversi non è la bocciofila, non è che avremo gli iscritti perché facciamo più pubblicità o meno pubblicità. Se avremo gli iscritti li avremo perché avremo creato le condizioni per cui c'è effettivamente un'attrazione alla nostra professione e un ritorno alla nostra professione. L'andamento degli iscritti rispetto ai pensionati, voi vedete che i pensionati continuano a crescere regolarmente, perché il tempo non si ferma, no? È quello degli iscritti, voi vedete che questa questione, quel salto che voi avete visto nel 2002 è quando abbiamo chiuso quella iscrizione di solidarietà e abbiamo reso obbligatoria l'iscrizione per tutti. Questo è stato l'unico momento, no, dove abbiamo in modo importante recuperato. Il rapporto iscritti pensionati, nel 95 c'erano 5 iscritti ogni pensionato, oggi siamo a 3,52 iscritti ogni pensionato. Il rapporto della gestione generale dei lavoratori sta andando a 1-1, per essere molto chiari. Queste è le medie dei redditi professionali, dei volumi di affari, eliminando quelli che sono i redditi zero, perché quelli o non esercitano la professione o insomma non sono certamente utilizzabili ai fini di fare delle medie per capire come sta andando l'attività della professione. Voi vedete che a fine 2011 eravamo più o meno attestati sugli stessi livelli del 2007, quest'anno saremo sotto i livelli del 2011, almeno le previsioni che stiamo vedendo sulle dichiarazioni dei redditi è ancora un trend negativo, un trend negativo del 2,5%, 3,5%, questa è la forbice sulla quale stiamo lavorando.
sappiate che altre casse del settore tecnico hanno dei risultati ancora e di molto più negativi rispetto ai nostri. Le situazioni che abbiamo all'interno della cassa, tenendo conto fino al 2011, ci sono 2.000 iscritti, che è un 2% dei nostri iscritti, che pur dovendo fare la dichiarazione dei redditi non la fanno. Dovevano fare il modello 17, non l'hanno fatto, poi dovevano fare la dichiarazione dei redditi, non capiamo perché, hanno partita IVA, quindi c'era un obbligo, però questo è il risultato che noi vediamo, perché bisogna anche vedere la qualità dei numeri che noi abbiamo prima detto. E ci sono 2.196 che hanno continuamente presentato dal 2006 al 2010 reddito e volume d'affari zero. Circa 1.400 sono iscritti obbligatori e circa 340 sono pensionati attivi. Allora, se il pensionato attivo è accettabile che possa mantenere l'iscrizione così, anche per onore di firma, per avere la scusa con la moglie di dire devo andare in collegio, devo fare qualcosa, ma altre cose invece qualche attenzione ce lo pongono. E abbiamo gli iscritti solo al 31 dicembre 2011, sono 16.503. Siamo partiti da 8.000 nel 2004 e siamo raddoppiati. 16.000 persone che mantengono iscrizione all'albo e non alla cassa. C'è qualcosa che non quadra anche in questo punto, perché insomma qualche problema c'è. In un momento dove le cose in generale nel lavoro non vanno bene, non possiamo tollerare che ci sia qualcuno che continua a lavorare sotto banco, fare cose senza rispettare le regole di briscola, perché pagare le tasse o pagare i contributi dà fastidio a tutti. E magari qualche altra spesa da fare a livello personale o familiare c'era da fare e magari si fa uno sforzo, una fatica per pagare i contributi. Beh, allora se questo lo facciamo o lo facciamo tutti, o se no c'è qualcosa che non quadra. E su questo la cassa, il comitato dei delegati e la cassa hanno fatto una scelta abbastanza rigorosa. Stiamo facendo dei controlli, stiamo facendo delle verifiche e insomma su queste cose bisogna che veramente un attimino quella lettera che penso abbiate ricevuto tutti, no? Che già diceva queste cose, aveva un doppio scopo: di dire chi è in quella situazione di cominciare a pensare che forse è ora di uscire allo scoperto, ma di dire anche agli altri che fanno le cose regolarmente, beh, che insomma un pensiero glielo stiamo facendo sul serio. Oggi abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché le nuove normative consentono alla cassa di accedere a banche dati che fino a 6 mesi fa, un anno fa, ci erano escluse. Ci hanno dato questa possibilità e questa possibilità adesso la usiamo. Parliamo di previdenza. Andamento dei contributi e andamento delle pensioni. Ecco, questi sono i nostri ultimi 15 anni di vita. Tutti gli anni abbiamo preso una serie di provvedimenti per mantenere questo distacco tra la linea rossa, che è quella delle pensioni. Quando andiamo sotto da quella cominciamo veramente ad andare in difficoltà, e sui contributi. I provvedimenti che avevamo preso dal 2004 al 2008 ci stavano portando in una posizione abbastanza tranquilla. Il calo dei redditi dal 2008 in avanti ci hanno riportato ancora così, in una situazione così, che è abbastanza al limite. Devo dire che le scelte prudenziali che abbiamo fatto negli anni in cui c'era più abbondanza, maggiori redditi, beh, almeno ci hanno consentito, ed è questa la ragione per cui dicevo, no, che le casse si sono mosse, meno alcune casse, altre non voglio entrare nel merito, si sono mosse con prudenza, quindi andando
a creare le premesse per cui anche un momento di crisi potesse essere affrontato. Certo che se la crisi continua 10 anni non ce n'è per nessuno, proprio chiude la bottega e non si va da nessuna parte. Quest'anno il risultato sarà allineato, almeno nelle previsioni non è che avremo dei grossi risultati, le due linee andranno parallele e pensare che nel 2013 ci possa essere una ripresa con la dichiarazione dei redditi 2012 assolutamente non ci sarà, quindi già sappiamo che i risultati del 2013 non saranno molto migliori di quelli di quest'anno, che Dio ce la mandi buona di mantenere i risultati di quest'anno. Ma se in fondo lo abbiamo toccato, da lì bisogna ripartire. Il rapporto contributi pensioni è arrivato all'1,05, oggi siamo in previsione di arrivare all'1,00001, perché questa è la realtà attuale. Nel contempo però i provvedimenti che abbiamo preso, che non sono immediati, perché quando si prende il provvedimento in ambito previdenziale non è che il risultato c'è domani mattina, i provvedimenti che abbiamo preso sull'incremento delle pensioni, come vedete le pensioni di vecchiaia stanno rapidamente calando, quindi questo è un dato positivo per l'ente di previdenza, un po' meno per i pensionati, per essere chiari. Questo è per la vecchiaia, questo ha due motivazioni, perché sono partite, prego, nel 2007 un numero importante di pensioni di anzianità. Nel 2007 noi andavamo a regime dal 1967, quando è diventata obbligatoria l'iscrizione per tutti alla cassa, per cui avevamo 1700 colleghi che raggiungevano i 40 anni di età, per cui avevano un titolo per andare in pensione. La vecchia regola che noi avevamo era di bloccare, però impedire l'iscrizione all'albo per quello che andava in pensione di anzianità, quindi chiedono la cancellazione. Allora, qui la scelta era o facciamo in modo che una parte importante della categoria che aveva in quel momento redditi importanti, perché sappiamo tutti che a 62-63 anni per un professionista è il momento in cui comincia un po' a mettere in casina il frutto del lavoro fatto in tutto il periodo della sua vita, e quindi fare in modo che questi fossero costretti a uscire dal mercato e magari poi a far firmare al figlio ingegnere architetto, al collega di studio o quant'altro, o ancora peggio lavorare in nero, no, non era saggio. In quel momento abbiamo fatto una scelta di consentire il proseguimento del lavoro anche per questi colleghi, e da lì voi vedete nel 2007 qual è stato il risultato pilotato, perché sapevamo che così era, abbiamo aumentato tantissimo le pensioni di anzianità, ma nell'insieme delle pensioni poi, a parte questo picco, stiamo scendendo, perché poi stiamo andando verso una normalità e una razionalizzazione di quelle che sono l'andamento delle nostre pensioni. Ma oltre alle pensioni facciamo anche qualcos'altro. Le provvidenze straordinarie riguardano coloro che subiscono così problemi fisici che impediscono per alcuni mesi il lavoro, quindi c'è la possibilità di accedere a un finanziamento straordinario in base ai giorni di inattività che dimostrati dall'effetto di interventi sanitari o quant'altro, di avere un contributo. Ma le provvidenze straordinarie sono quelle che hanno consentito ai colleghi dell'Aquila di avere così una piccolo finanziamento per superare quelle che sono le difficoltà conseguenti al terremoto. Hanno consentito ai miei corregionali, e a nome loro ringrazio tutti i vostri colleghi, ed erano molti della campagna,
che si sono prodigati nell'attività per il rilievo degli immobili della zona di Ferrara, di Bologna, di Reggio Emilia, e Modena e parte della Lombardia. Abbiamo l'indennità di maternità per le colleghe, adesso qualcuno sta chiedendo indennità di paternità, io sto diventando nonno per la terza volta, credo di aver detto anch'io qualcosa, perché le spese dei nipoti sono pesanti. Abbiamo fatto da 2 anni a questa parte un'assicurazione per coprire le spese sanitarie, i grandi interventi per tutti gli iscritti. Per darvi un ordine di idee, avendo assicurato tutti, il costo è di 43 euro a iscritto. La stessa polizza, se la andiamo a fare personalmente, singolarmente, meno di 400-500 euro, difficilmente riesce ad avere la stessa copertura. Quindi questa è la forza che possiamo mettere insieme e cercare di avere un ristoro. Oltre a quello, un anno fa abbiamo inserito la long term, di cui vi parlerà poi magari Diego, che è la copertura assicurativa per chi incappa in quegli accidenti che ti costringono alla lunga degenza. Stiamo parlando di SLA, stiamo parlando di questi tipi di patologie. Oltre a questi, diamo dei contributi agli iscritti per la formazione, alcuni sono riservati ai giovani, fino ai 35 anni, altri invece sono aperti a tutti, quello della mediazione, che dopo, vabbè, poi qualche sentenza che rompe i coglioni la troviamo sempre, no? Però guardate che dove è partita sta funzionando, dove è partita, in alcune zone dove è partita sta funzionando. Perché la gente sta cominciando a capire che è un modo un po' più semplice e immediato di risolvere i problemi banali. Se uno deve poi litigare per litigare, vabbè, quelli non li risolve. Però la maggior parte dei guai che noi abbiamo nei cantieri, con un degrado, con queste cose, sono tutte storie che bisogna andare a chiudere con la conciliazione, non è che c'entra niente il contenzioso legale. Anche il corso della protezione civile della regione è interamente... Per tutti gli iscritti. Provate a guardare, la storia della mediazione, i corsi stavano partendo e si parlava di 1200 euro per corso. Ci siamo attivati, partendo naturalmente dal presupposto che eravamo in grado di avere un numero di corsi importanti, e li ha portati sui 550, adesso non mi ricordo qual era l'importo esatto, li ho compresi. E quelle sono le attività che magari non si vedono molto, ma quelle sono le attività che si possono fare e oltretutto a costo zero per la Cassa o per il Consiglio Nazionale, perché lì ci metti solo la forza della categoria per ottenere queste agevolazioni. Poi diamo i contributi ai collegi per le attività istituzionali. E qui io ringrazio la vostra, vi faremo un monumento, abbiamo detto lì alla sede del collegio, ma voi avete la fortuna di avere una segretaria, una altrina per fare il lavoro per i collegi, per la cassa, e quindi sta lavorando per tutta la categoria. Ma tutto questo è un qualche cosa che è una forza, anche questa, che è veramente importante. Noi siamo l'unico ente che ha 110 sedi distaccate su tutto il territorio, dove l'iscritto va e trova un'assistenza. Guardate che anche a parlare con la sede dell'INPS, no? Non è così facile trovare la stessa disponibilità, capacità e quant'altro. E soprattutto quello che abbiamo realizzato è che loro vedono le stesse cose che vede la cassa. La maggior parte delle attività loro entrano all'interno dei nostri siti, ma entrano vedendo le stesse cose, non è che dalla cassa l'impiegata vede un'altra cosa. Quindi direi che è un qualche cosa di importante e che ci ha consentito di fare cose che altre categorie non possono fare. Le spese che abbiamo fatto
per l'assistenza per queste attività, utilizzando i soldi che voi pagate con la contribuzione, circa 8 milioni all'anno vengono poi destinati alle provvidenze straordinarie, indennità di maternità e le spese per l'assistenza sanitaria. Questi 8 milioni da quest'anno diventeranno 10 per il discorso dell'ulteriore copertura che abbiamo inserito. Mentre invece per i collegi, voi vedete, 1 milione di euro che è calato perché abbiamo tolto il modello 17. Adesso poi dovremmo rivedere alcune situazioni che riguardano la previdenza complementare, di cui parleremo dopo, e quindi vedremo nei prossimi giorni di fare un incontro con i presidenti e rivedere queste cose. Nel 2012 è stata attivata, come dicevamo prima, la copertura assicurativa del long term, è nato il fondo di previdenza complementare che fra una quindicina di giorni comincerà ad essere attivo. Perché? Perché se la pensione di cosiddetto primo pilastro, quella di cui tutti abbiamo in prospettiva, deve calare, e deve calare per le motivazioni che avete visto prima, perché il rapporto contributi pensioni è quello che è detto ai tempi, o portiamo la contribuzione al 30% o abbassiamo le pensioni, non è che ci sono modi diversi per poter far quadrare i conti. Allora, invece di rendere obbligatorio a tutti di pagare oltre il minimo, ognuno oltre quella che è una pensione che si sta gradatamente diminuendo, ma mantiene un livello minimo decoroso, ma non certo sufficiente per avere un tenore di vita adeguato quando si va in pensione, se uno non ha fatto scelte o di investimenti personali, per l'amor di Dio, questa è una scelta che uno può fare, oppure scegliere di crearsi una pensione integrativa. Queste sono scelte personali, volontarie, per cui in definitiva è uno strumento in più, è un'occasione in più che pensiamo sarà in grado di dare specialmente ai giovani qualche modo adeguato di poter programmare il proprio futuro, magari avendo qualche piccola agevolazione su quelli che sono i costi che normalmente chi va negli strumenti che fanno le assicurazioni e quant'altro trova abitualmente. Poi, come detto, abbiamo fatto una partecipazione a una fondazione che è la Fondazione Patrimonio Comune. Nei prossimi giorni la presenteremo ai presidenti e poi ne avrete notizia. La Fondazione Patrimonio Comune è una fondazione che è stata istituita 6 mesi fa dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, per assistere, per creare le premesse che i comuni possano fare quel percorso di cui tutti in questi giorni avete sentito sui giornali, di valorizzazione dei propri patrimoni immobiliari. Perché il problema grosso che c'è, che tutti avete sentito qual è l'attesa, no, per ripianare un po' il debito pubblico, di far uscire le plusvalenze, quelle che noi abbiamo già fatto uscire, perché questi immobili poi sono all'interno dei bilanci dei comuni, ai valori di carico, ai valori di bilancio. E quindi c'è necessità di far muovere questi investimenti, ma la prima cosa importante è quello di conoscerli, perché, scusate, ma fa un po' ridere dire che il nostro patrimonio è 350 miliardi o 550 miliardi, no? Questo detto dall'inizio. Beh, insomma, non è così, insomma, banale, no? Dire che non conosciamo esattamente l'entità del nostro patrimonio. Perché? Perché è all'interno dei vari bilanci delle amministrazioni comunali, delle province, delle regioni, di tutti gli enti pubblici che abbiamo, ma non c'è un punto di raccordo che sappia fare, schiacciare un tasto e fare un totale di questi beni. Ma i primi a non conoscerli
sono noi grossi comuni, noi non stiamo parlando dei piccoli comuni, che magari sono quelli che hanno 10 cose ma le conoscono una per una, sono i grossi comuni, ma stiamo parlando di Milano, per la grande Milano, loro hanno un patrimonio che a secondo delle derivazioni, quello che veniva dall'ex IACP, quello che veniva dalla costruzione di determinati programmi, è sparso in 10 capitoli diversi di bilancio e non c'è un momento di raccolta di questi dati per sapere quanti immobili hanno nelle superfici, né un minimo di valore. E per fare l'elenco di tutti questi immobili bisogna andare a vedere partita per partita, perché sono poi partite diverse, no? Quindi effettivamente è un problema. Bene, per fare questa attività l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, ha creato questa fondazione. In questa fondazione all'inizio dovevamo entrare tutte e tre le casse, noi in Arcassa e i periti industriali. In Arcassa gli ingegneri si sono messi di traverso in un convegno loro, ne sono stati fuori, Deo gratias, bene. Questa attività sarà fatta da geometri iscritti all'albo, iscritti alla cassa, che faranno, e lo presenteremo nei prossimi giorni, un corso in e-learning molto, molto veloce, molto rapido, ma per creare le premesse che in tutta Italia, perché stiamo parlando in tutta Italia, si lavori tutti con lo stesso metodo, usando lo stesso glossario, no? La cosa più banale, più stupida, ma ognuno di noi, a seconda della zona, no? Va a individuare termini, no? Che sono diversi, utilizzando lo stesso metodo di misurazione, lo stesso metodo di classificazione di tutti questi beni. E poi accanto a questo ci saranno tutte le attività di censimento catastale, molti di questi non sono censiti catastalmente. Allora, altri sono censiti ancora così come erano 30 anni fa o quant'altro, quindi nel frattempo hanno cambiato di tutto. Quindi tutta questa attività di valorizzazione, che deve essere fatta per poter creare le premesse che si possano mettere sul mercato, come diceva qualcuno, o conferire a fondi sui quali hanno Cassa Depositi e Prestiti, dovrà creare i finanziamenti, è 5 miliardi di euro di immobili all'anno per i prossimi 3 anni. Bene, questa attività o lo faranno i comuni direttamente, se ne hanno le caratteristiche e le capacità, non c'è problema, o li faranno i professionisti che sono inseriti in un elenco dove zona per zona ci saranno 30 professionisti, 50 professionisti, e la scelta sarà dei comuni, ma in questo elenco. Questi professionisti o sono periti edili o sono geometri, con una certa proporzione, o se no questi incarichi, se se li fanno dare direttamente ingegnere architetto, prima di poterli fare deve fare il corso, ma lui non sarà mai in quell'elenco, perché in quei comuni, in quegli enti che devono fare queste attività, avranno a disposizione solo l'elenco dei geometri, perché questo lo abbiamo imposto, perché si utilizzerà una piattaforma informatica che è stata realizzata da Groma, quella che avevo citato, che avete visto prima. Questa si chiama Greta, e adesso più tardi Diego vi farà qualche flash, ed è la storia, i 10 anni di attività, 15 anni di attività fatta per gestire i nostri immobili, ci ha portato poi a creare con una struttura informatica interna un programma molto all'avanguardia e facilmente adattabile, facilmente utilizzabile, e questo programma è utilizzato da questa, sarà utilizzato da questa fondazione, che noi mettiamo a disposizione per avere il ritorno dell'incarico ai nostri professionisti, perché è un double desk, ed è messo a disposizione di Cassa Depositi e Prestiti, che farà una parte di questa attività, perché i comuni che chiederanno finanziamenti a Cassa Depositi e Prestiti daranno in garanzia questi immobili, e lì verrà chiamato Greta Wall,
cambierà il nome, ma il sistema è sempre lo stesso. Sarà a patrimonio comune e per conto dei comuni farà questa attività, ma patrimonio comune ha l'incarico anche da parte dell'Agenzia del Demanio per fare queste attività su un'altra parte degli immobili che sono quelli dei ministeri e degli altri enti che non sono comuni, non sono comuni. Quindi quello che abbiamo fatto è di mettere l'esperienza, la capacità, le strutture che abbiamo realizzato per gestire il nostro patrimonio, gestire 800 milioni di euro di immobili, che è un bel amministratore di condominio, per capire, c'è qualche problemino, c'è, abbiamo 3.500 contratti di affitto in essere, quindi qualche granetta, no? Qualche cosina, e quindi ci siamo dovuti strutturare utilizzando l'esperienza, utilizzando la nostra forza economica, e questo ci sta portando ad essere il partner, uno degli interlocutori ufficiali di chi sta operando in questo settore. Ma la cosa più grande, che la dote più grande che siamo riusciti a portare per avere questi accordi è la rete dei professionisti su tutto il territorio nazionale. Avere la capacità di chi è sul territorio, di chi ci lavora giornalmente, e quindi è in grado di entrare con una rapidità e con una capacità che è ben diversa da chi deve strutturare una società di servizi che poi deve andare a pizzicare, no? Quattro morti di fame, magari studenti fuori corso dell'università da utilizzare per fare operazioni che sono tecniche, sono essenzialmente operazioni tecniche, quindi devono farle i tecnici. Abbiamo fatto poi alcune attività che riguardano così il nostro modo di rapportarci con gli istituti. Allora, il pagamento dei contributi con l'Unico, lo diceva bene il Presidente prima, ci ha consentito nel primo anno che l'abbiamo fatto, nel 2011, oltre a eliminare il modello 17, oltre a non dover più correre dietro alla gente facendogli pagare le sanzioni perché ha sbagliato a fare, non corrispondevano i dati e quant'altro, e al lavoro che in cassa deve essere fatto poi per correre dietro per mettere a posto queste situazioni, ci ha consentito di avere i dati direttamente dall'Unico. Chi ha fatto gli F24 e ha visto le rateizzazioni sono un po' complesse, dall'anno prossimo cercheremo di eliminare qualche campo, perché il primo anno guardate, dobbiamo cambiare anche le nostre regole interne, non è così facile perché i tempi non sono sempre adeguati, ma quando non abbiamo consentito di inserire nell'Unico i minimi perché volevamo capire se tutto funzionava, perché non era, sapete che insomma se non arrivano poi gli incassi dei contributi, c'erano tante situazioni che non consentivano in quel momento di partire a tamburo battente. Però in questa situazione circa 10 milioni di euro sono stati compensati il primo anno totalmente, quindi qualcuno non ha pagato la contribuzione perché è riuscito a compensare con crediti IVA o crediti fiscali. Per i giovani all'inizio è un toccasana, perché all'inizio, i primi anni in modo particolare, ci sono le spese di inizio delle attività, gli incassi arriveranno poi nei tempi successivi, quindi si va naturalmente in credito, e ha consentito di avere con le compensazioni parziali circa altri 15, 16, 17 milioni di euro di compensazione, quindi globalmente 27, 28 milioni di euro sono rimaste nelle tasche degli iscritti. Quest'anno, con l'inserimento anche dei minimi, chi ha compensato globalmente sono circa 16 milioni di euro, e contiamo che siano il doppio quelli che nell'insieme hanno potuto utilizzare questa agevolazione. Siamo l'unica cassa che lo fa, credo che anche l'anno prossimo sarà così, perché per fare questa operazione ci abbiamo messo oltre un anno. L'abbiamo potuto fare perché abbiamo una struttura informatica interna che è stata in grado di adeguare le regole, e perché abbiamo una struttura di cassa e di
intelligenza dei nostri, delle nostre strutture, che è di ottimo livello. E ho l'orgoglio di dirlo, normalmente si dice anche che i dipendenti della cassa, i dipendenti della cassa, sono una fortuna e una forza per la nostra categoria. E chi è andato e chi è attualmente a contatto lo sa, lo vede, lo tocca giorno per giorno. Tra l'altro c'è un'età media di giovani che è veramente invidiabile. Hanno un difetto, abbiamo parecchie ragazze, anche carine, restano purtroppo abbastanza spesso incinta. Qualcuno dice che è colpa del vicepresidente, non so qual è la ragione. Il fatto di utilizzare poi l'unico ci ha portato a ridurre gli interessi al 4%. Il 4% è quello che nella proiezione a 50 anni noi dobbiamo mettere come interesse del nostro patrimonio. Quindi si paga esattamente quello che è la previsione di tipo. E la possibilità è soprattutto di arrivare alla ratizzazione a 6 rate invece di 2 rate. Abbiamo realizzato il portale dei pagamenti. La vostra impiegata credo che vi richiami spesso a verificare quello. È quello che consente anche per i debiti banali, 20 e 30 euro magari di un ritardo di un mano o altre cose, di andarlo a sistemare direttamente senza dover poi aspettare i 5 anni e vedersi la cartella esattoriale che ha triplicato quel valore, con i costi da parte della cassa per correre dietro queste cose, con la giusta incazzatura di chi se la vede arrivare e dice: ma io non sapevo che dovevo dare 15 euro alla cassa. Dove? Con quello ci consente, abbiamo ridotto le sanzioni sul pagamento e ci ha consentito di fare una cosa importante, che è la rateizzazione di chi ha dei debiti nei confronti della cassa non ancora inseriti nelle cartelle esattoriali, per cui c'è la possibilità di avere una rateizzazione. Gli interessi sono sempre il 4%, non si deve richiedere nessuna autorizzazione, si va semplicemente lì e si fa la rateizzazione, quindi senza meccanismi dove tempo fa qualcuno doveva fare la domanda, poi il consiglio andava a deliberare se consentiva o non consentiva l'altra cosa. Questa in automatico viene attivata e oltretutto, attivando la rateizzazione, si ha la possibilità di avere immediatamente il turno. Se la morosità è nell'ambito di tutti questi meccanismi rateizzabili, quindi non sono ancora state emesse le cartelle esattoriali e quant'altro, consente, sono 2 anni che non emettiamo cartelle esattoriali, proprio perché sapevamo che non è che sarebbero state molto gradite in questo periodo. Allora, non abbiamo emesso le cartelle esattoriali, abbiamo creato le premesse di poter utilizzare un sistema che è diverso, per cui stiamo cercando di creare le condizioni per cui chi ha voglia di e la possibilità di sistemare le proprie situazioni, le proprie pendenze, trovi gli strumenti adeguati. È partita da un mese, sono già state realizzate 700 rateizzazioni, complessivamente che hanno diritto per avere la rateizzazione su circa 20.000 posizioni, per essere chiaro, tra le somme banali, no, le somme un po' più importanti. Sono circa 3 milioni di euro che, senza che la cassa, oltre alla lettera, abbia minimamente richiamato qualcuno, no, si sono oggi attivati per avere, no, per mettere a posto le proprie posizioni, e abbiamo emesso 200 DURC, no, in conseguenza di rateizzazioni. Il fondo di previdenza complementare, le motivazioni le abbiamo dette prima, le caratteristiche principali è che possono aderire al fondo gli iscritti alla CIPA, è consentita per gli iscritti fiscalmente a carico, gli aderenti, quindi i figli, le mogli che sono a carico,
La contribuzione minima annua a carico della rete è 500 euro, ma non c'è l'obbligo di fare la contribuzione, cioè posso iscrivermi al fondo, pagare un anno, poi avere due anni che magari ritengo di andare avanti, e poi viene un momento in cui c'è la possibilità di farlo e magari posso fare investimenti, inserire somme più importanti. Al raggiungimento del diritto alla pensione con almeno 5 anni di partecipazione al fondo, l'intero importo accantonato viene erogato in forma di rendita, quindi va accanto alla pensione. Può essere richiesta una liquidazione del 50% in forma capitale, quindi è una scelta che uno può fare, e quando, se le somme accantonate non sono tali per giustificare la rendita, viene fatto al 100%. E il fondo di pensione è riservato già tra i liberi professionisti, non a scopo di lucro, ed è una prestazione pensionistica complementare che viene che va ad assommarsi alla previdenza. Le casse lo possono fare in funzione di una legge del 2004 che consente alle casse di fare questi meccanismi con lo stesso struttura per la previdenza principale, quindi stesso consiglio di amministrazione, stesso collegio sindacale, quindi non ci sono ulteriori spese, c'è solo la gestione separata tra una previdenza e l'altra, e i vantaggi che noi possiamo ottenere facendola direttamente è uno, che non abbiamo le spese che diciamo prima di governance, due, che possiamo contare su i meccanismi che già abbiamo per la gestione delle anagrafiche, per la gestione, no, delle varie posizioni, questo già fa parte del nostro lavoro abituale, e possiamo sperare, io dico ottenere, che i gestori che saranno selezionati siano obbligatoriamente gli stessi gestori e facciano le stesse aliquote per gestire magari 5 milioni, 10 milioni di euro che fanno alla cassa per gestire i 100 e 200 milioni di euro che hanno in gestione, perché questo è un tributo che viene chiesto a loro, no, di poter avere le stesse condizioni. Per farvi un ordine di idee, una somma di 5-10 milioni di euro sconta quello che è una commissione di circa l'1,50%, sui 100 milioni di euro, 150 milioni, hai lo 0,30, 0,20, se monetaria 0,15%, quindi questo delta deve rimanere nell'ambito del vantaggio che c'è all'interno del fondo. Idem sulle spese, i fondi normalmente hanno un compenso, no, per i promotori che vanno, no, a offrire le varie possibilità di investimento. Voi sapete che la prima rata se la tengono loro. Qui il problema non esiste, quindi riteniamo che ci siano le condizioni per, uno, sulla riduzione delle spese, sulla razionalizzazione del sistema, e due, sulla possibilità di utilizzare le nostre strutture anche per questo, tenendo conto, e qui vedete ridotti i costi di gestione, tenendo conto che poi chi opera facendo queste attività ha la deducibilità di queste somme, no, nell'ambito fiscale fino ai 5.160 euro, quindi vecchi 10 milioni, quindi anche lì è una scelta fiscale. Si spera, e dobbiamo fare in modo che abbiamo le condizioni di avere effettivamente necessità di avere, di giustificare delle spese per pagare meno tasse. Naturalmente è logico, è un modo corretto e adeguato per andare a fare una copertura perché riguarda i momenti di inattività. Quindi noi contiamo che su questo di poter a breve ottenere un risultato. Ecco, questa è una carta di credito prepagata che è stata fatta dalla Fondazione Geometri. Voi sapete che la Fondazione Geometri è partecipata dalla Consiglio nazionale, dalla Cassa. Questa carta
di cui abbiamo dato poca fino ad oggi pubblicità e attivazione, è una carta prepagata che consente di avere uno dei costi, anche in questo caso, molto più ridotti rispetto alle carte normali, ma può consentire, ed è l'obiettivo nostro, di accreditare, siccome a l'IBAN, quindi è a tutti gli effetti un conto corrente, di accreditarvi le pensioni, di accreditarvi i rimborsi che vengono dati, gli incentivi agli iscritti e quant'altro. Le provvidenze straordinarie. Perché? Perché il corre dietro all'IBAN che è cambiato, che è cosa dell'iscritto, non è una cosa che poi è così semplice da fare. Ma è uno strumento, una carta prepagata, una normalissima carta prepagata, che però ha un vantaggio, tipo con lo stesso meccanismo del PostaPay, consente di avere gli sconti, un ritorno di commissioni, no? Se gli acquisti vengono fatti in attività, in negozi, in distributori, in altre cose che siano convenzionati, e può avere un piccolo ritorno, che è un piccolo sconto che viene realizzato. Su questa, e fino ad oggi non siamo riusciti a farlo perché abbiamo dovuto inseguire altre cose, sono quelle di cui vi abbiamo parlato prima, non ultima quella modifica per arrivare ai 50 anni, su queste però contiamo nel prossimo anno di attivare una serie di convenzioni che siano specifiche per la nostra attività, parlo delle reti telefoniche, parlo delle reti per i consumi normali di gas, di energia elettrica e quant'altro, andando a realizzare convenzioni che siano specifiche per queste attività, che era quel meccanismo che dicevamo prima, che se oggi riusciamo a fare il cosiddetto gruppo di acquisto, quello riesce ad avere dei vantaggi. Perché ci avventuriamo in queste cose che erano impensabili prima? Ma perché per uscire dai meccanismi nei quali siamo, per creare le premesse di dare un vantaggio all'iscritto, non gli posso abbassare la contribuzione perché mi serve per pagare quelle pensioni. Sulle pensioni abbiamo attivato già una serie di interventi e dobbiamo usare la nostra forza economica, la forza di immagine, la forza di categoria per ottenere dei vantaggi per la categoria. Questo è l'unico strumento che ci consente di avere e di cogliere qualche risultato che vada a vantaggio dell'iscritto. In più, semplificare i nostri servizi, semplificare uniformandoli, perché questa carta unica, no? Perché voi pensate che se io devo fare un bonifico per una grossa somma, il problema non esiste, ma bonificare i 50 euro, i 100 euro di un corso o altre cose, o anche restituire somme di contribuzione pagate erroneamente, in modo banale, se ho uno strumento che è sempre aggiornato e di cui so esattamente che sto facendo l'accredito a te senza neanche venirti a chiedere dov'è che lo vuoi, te lo mando alla posta, ti mando alla sede o quant'altro, e per il futuro questi sistemi sono quelli che rendono più snella, più sicura e meno costosa le nostre attività. Abbiamo attivato il contact center, voi sapete che prima c'era il call center, era a Milano, erano dei ragazzi part-time che rispondevano secondo delle fax. E poi se il problema era serio, 10 telefonate, 10 giri per cercare di andare a avere risposta. Col contact center abbiamo due obiettivi, uno che la domanda sia scritta e la risposta sia scritta. È un vantaggio notevole per gli iscritti, cioè poter avere la storia. Due, costringendoti a fare la domanda scritta, molte volte ti dai la risposta da solo, perché succede anche questo. Terza cosa, credo che è la più importante, quella domanda, se riguarda una contribuzione, va sul tavolo di chi si occupa di contribuzione. Se riguarda una cartella esattoriale sul tavolo di chi si occupa di cartelle esattoriali, se è una pensione va sul tavolo di chi si occupa di pensioni, e questo già snellisce di molto i tempi.
Quarta cosa, consente a noi di consentire di verificare che vengono date le risposte e in che tempi vengono date le risposte. Ho telefonato, mi ha scritto, ma io alla cassa molte volte, giustamente, le lamentele arrivano. Non ultimo, dà una maggior tranquillità alle impiegate, costretto a dare delle risposte, ma a volte dipende come ti do la domanda. No? Noi siamo abbastanza bravi a fare le domande che implicano una risposta in un certo modo perché ci serve, lo facciamo abitualmente con le amministrazioni comunali o quant'altro, quindi qui deve rimanere una traccia. E se a volte succede che noi abbiamo leso un diritto dell'iscritto dandogli una risposta sbagliata, ma questo deve essere una cosa certa. E quindi poter mediare la risposta, poterla valutare, specialmente quando il problema riguarda, e con tutte le modifiche che ci sono state nell'ultimo periodo, che riguarda problemi seri, che riguarda le pensioni, beh, insomma, è bene che su queste cose ci sia la possibilità di dare le risposte adeguate. Basta? C'è l'ultima cosa. Confini. I confini. Allora, noi abbiamo attivato una serie di... abbiamo fatto una serie di tentativi di arrivare con le banche ad accordi per avere la possibilità di avere convenzioni con finanziamenti che fossero vantaggiosi per gli iscritti. Tutto questo non ha mai funzionato perché poi le banche immediatamente, no, se la convenzione è a loro favore te la mantengono, se non è a loro svantaggio non te la. Allora, da 6 mesi, con uno degli ultimi interventi normativi fatti dal governo, è stato concesso anche ai professionisti di accedere ai cosiddetti confidi. I confidi sono quelle chiamiamole cooperative, perché il concetto è quello, dove con la garanzia di un fondo di garanzia che viene fornito dagli associati, prodotto dagli associati, si riescono ad ottenere forme di finanziamento agevolate perché c'è una garanzia della comunità che copre una parte del rischio di insolvenza. I confidi sono quelli che sono nati, e voi li conoscete, credo li avete visto, con gli artigiani, no? Che consentono agli artigiani, no? Di fare determinate operazioni quando devono rifare, acquisire attrezzature o adeguare le loro strutture. Bene, il principio è lo stesso, ma la novità che è stata introdotta è che nei confidi possono partecipare ai fini della garanzia anche gli enti previdenziali. Il concetto è che se io garantisco con una fiduzione per 1 milione possono essere erogati finanziamenti per 20 volte tanto, no? Questo è il discorso che ne viene fuori. Il rischio è in carico alla banca, no? La quale si rivale solo per una quota sulla fiduzione che viene erogato, quindi diminuisce il rischio per la banca, e in parte se lo accolla la cassa o l'ente che lo fa, però consente di fare finanziamenti che sono molto più di somme molto più elevate. Questo può essere utilizzato sia per lo sconto di fatture, anticipo fatture, chi lavora per gli enti pubblici sa cosa vuol dire, no? Può essere utilizzato per pagare situazioni debitorie e contributive. Deve fare una certa operazione, deve rientrare rapidamente perché ha bisogno del DUR che ha cartelle esattoriali, in un modo o nell'altro deve recuperare la possibilità di avere liquidità. Può servire per l'acquisto di immobili, di carri, di mezzi, di quant'altro. No. È una normale forma di finanziamento che fa sì che, come specialmente per i giovani, che quando va gli chiedono che vada a firmare fino alla nonna, no, di corpo per garantire quei 10.000 euro di cui ha bisogno per poter partire, ecco bene, quello sostituisce quel tipo di garanzia. Diventa, è una scelta che viene fatta dagli iscritti di partecipare, quindi uno
è un'opportunità in più e la Cassa a novembre dovrà deliberare di creare un fondo, di partecipare al fondo di garanzia per andare su tutta Italia, no, su questa possibilità ulteriore. Ne avrete notizie ufficiali molto breve, appena sarà autorizzato da parte nostra, i confidi è già stato autorizzato. Abbiamo partecipato a livello personale tutti i consiglieri di cassa, quindi nella prima parte per farlo partire, perché c'era da fare, è già autorizzato da Banca d'Italia, e quindi se il comitato delegati sarà d'accordo, quella sarà una delle strutture che metteremo a servizio degli iscritti per poter accedere alle stesse forme agevolate che si sono create i commercianti, gli artigiani e le loro associazioni. Questo è un po' la, diciamo, la vostra cassa, quindi questo era lo scopo di questa mattina. Ci sono anche altre notizie, ma adesso me le dice il vicepresidente, ormai.